Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi si parla della Yamaha, visto che da diverse ore non si parla d'altro perché sono arrivate online le foto della nuova sportiva della casa giapponese. Ho perso la scommessa. Qualche giorno fa ho scommesso 10 euro sul fatto che Yamaha stava per presentarci martedì 18 una nuova R3 o R4 o R5. In realtà, ragazzi, ho fatto un discorso lungo, tanti ragionamenti e alla fine la conferma è che Yamaha sta per presentarci ufficialmente martedì 18 la nuova R7. Sono arrivati appunto online delle foto trafugate, cioè sono degli screenshot ripresi da quello che penso sarà il trailer che arriverà online martedì appunto 18 maggio alle ore 15. Discorso queste foto, vabbè, ormai da diverse ore, da ieri pomeriggio, sono praticamente ovunque su Instagram, su diversi gruppi Facebook, ho visto anche diversi video su YouTube fatti da alcuni arabi, alcuni indiani, quindi ecco, le foto sono praticamente ovunque. Diciamo che inizialmente verso l'una ho ricevuto ieri diversi messaggi. In tanti mi mandavano questa foto qua, che tra poco vedrete, dove si vedeva la moto come era fatto, come era fatta, mi chiedevate se comunque era un fake o la foto comunque era reale. Comunque appena ho visto la foto ho subito capito che comunque la foto era reale, era troppo fatta bene e infatti dopo poche ore poi sono arrivati altri scatti rubati che vanno a confermare che in effetti ecco la moto di queste foto è proprio la Yamaha R7, quindi sembrerebbe, perché ancora non c'è la conferma da parte di Yamaha, che questa nuova moto sia proprio la R7. La moto è veramente molto bella. Adesso vedrete le foto. Secondo me, se Yamaha gioca le carte in maniera corretta, è capace che demolisce completamente la concorrenza della Honda e dell'Aprilia, però deve giocarsi le carte in maniera corretta, soprattutto sul discorso prezzo, cioè se questa moto la mettono ad un prezzo onesto, che per me è onesto, se comunque sia parliamo di una moto con un motore dell'MT-07, si dovrebbe girare attorno, stimando, penso io, agli 8.000-8.500, è capace che questa R7 va a distruggere completamente la concorrenza italiana e anche forse quella della Honda. Comunque sia, bando alle ciance ragazzi, vediamo un attimo queste foto, visto che ormai sono praticamente ovunque. Vi metto la prima, questa è la foto dove si vede bene la moto come è fatta e secondo me veramente è spettacolare. Non è che sia un qualcosa di incredibile, di mai visto, è una moto che riprende lo stile dell'R6, dell'R6 Race, dell'R1. Però uno stile così applicata ad una moto che dovrebbe essere una sportiva derivata dall'MT-07, quindi una moto anche di una fascia, non una moto sportiva con motore medio come un R9, ma una moto comunque sportiva, sport tourer, entry level, secondo me è un design niente, niente male. Cioè, è molto meglio di come io mi sarei aspettato una possibile R7. Quindi Yamaha, io non è che ho problemi a dirlo, cioè nel senso se la moto non mi piace sapete che lo dico, Yamaha secondo me ha fatto un ottimo lavoro, la moto è veramente bellissima. Soprattutto si notano anche alcuni particolari interessanti che ci fanno capire che la moto avrebbe anche una componentistica di un certo livello, quindi non è che è solo estetica, non è tutto fumo, ma si notano alcuni particolari interessanti, per esempio la forcella a sei rovesciati, si vedono le pinze radiali e anche la pompa freno radiale. Quindi ecco alcune caratteristiche interessanti, doppio disco anteriore e si vede poco altro. Per il resto tutto è un discorso di design. Parlando un attimo di estetica, ecco si riprende lo stile dell'R6 Race, dell'R1, a me piace veramente tantissimo. Per assurdo mi piace la parte davanti, mi piace molto il faro. In diversi comunque mi avete scritto ieri su Instagram dicendomi: ah, guarda che brutto il faro. A me onestamente il faro fatto così piace veramente tantissimo. Mi piace moltissimo anche la parte posteriore, cioè trovo veramente che la moto sia fatta veramente benissimo. Per essere comunque una moto di una casa giapponese, poi ci sono moto italiane che se vogliamo sono anche più belle, però per essere una moto giapponese secondo me Yamaha ha fatto un ottimo lavoro al pari di quello che ha fatto la Honda sulla CBR 650R. Poi comunque la moto va vista dal vivo, però da quello che vedo in foto
Trovo che la moto sia bella. Si vedono due diverse livree in questi scatti rubati. Si vede la livrea quella blu e si vede anche una livrea nera. E quindi la moto, ragazzi, è molto interessante. Non ci sono altre caratteristiche perché comunque non sono arrivati i dati tecnici. Quelli li vedremo comunque martedì 18 alle ore 15 quando arriverà questo video ufficiale. Lì probabilmente Yamaha svelerà anche le caratteristiche. Possiamo un attimo farci un'idea, ecco, di come potrebbe essere questa moto. Da quello che noi conosciamo, dal documento di omologazione trovato presso il CARB californiano a inizio anno, sappiamo che questa moto qua, questa R7, dovrebbe montare il motore CP2 utilizzato sulla nuova MT-07, quindi un motore omologato Euro 5 con potenza massima 73,4 cavalli, quindi la potenza esatta dell'MT-07 nuova che io ho provato qualche mese fa, quindi posso anche già dirvi questa moto, quantomeno a livello di motore, come potrebbe andare, no? Per questo che sono così entusiasta, perché avendo provato l'MT-07, che è vero, ha qualche cavallo in meno, 1,6 cavalli in meno rispetto alla vecchia versione, vi dico comunque sia una moto che spinge veramente molto bene, è un bicilindrico con una buona coppia ai bassi, quindi è un buon motore, anche molto elastico, anche molto divertente. Comunque sia, stavo dicendo, sappiamo da questi documenti di omologazione che il motore dovrebbe essere, dicevo, un CP2 690 di cilindrata. La potenza viene, diciamo, stimata essere la stessa dell'MT-07, perché? Perché sul documento non c'è scritto, la potenza qual è, però ci sono le emissioni, che sono le stesse della MT-07, quindi facendo 1 più 1, se le emissioni e se la cilindrata è la stessa dell'MT-07, a regola anche la potenza dovrebbe essere la stessa. Quindi parleremo di una sportiva sportura, sportiva stradale col motore proprio uguale dell'MT-07. Quindi a regola questa moto non dovrebbe avere più cavalli della 07. Cioè si pensa, qualcuno dice che potrebbe avere la moto 95 cavalli, quindi il limite massimo potenti a 2, come la Honda CBR650R, però cozzerebbe un attimo questo dato, questa informazione con le emissioni, perché le emissioni sono le stesse sul documento della MT-07, però finché comunque non c'è la conferma da parte di Yamaha, tutte le ipotesi sono aperte, quindi questa moto in teoria dovrebbe avere 73,4 cavalli, però potrebbe anche essere che magari la potenza è più alta. Ovviamente io mi augurerei che la moto comunque abbia più cavalli. La vedrei molto interessante in ottica 95 cavalli per fare concorrenza proprio all'Aprilia e alla Honda CBR650R. Però secondo me la moto andrebbe bene anche con la potenza dell'MT-07. È vero che ha meno cavalli della Honda e dell'Aprilia, però comunque sia, vi dico, è una moto che avendo provato io la 07 un mesetto fa è molto divertente, cioè quantomeno la MT è divertente, il motore se è sempre lo stesso sarà divertente comunque anche la R7. E arriviamo al discorso prezzo, quanto potrebbe costare? Ragazzi, facciamo uno più uno, se comunque effettivamente la moto, l'R7 monterà il motore dell'MT-07, non penso che Yamaha andrà a montarci elettronica, perché sennò comunque avrebbe montato qualche controllo anche sull'MT-07. Quindi se arriva la moto come io la immagino, dovrebbe arrivare questa R7 senza elettronica, no? E a quel punto comunque il prezzo rimarrà contenuto. Se ci immaginiamo una MT-07 carenata, se la MT-07 nuova costa 7.000 euro, mettiamoci la carena, qualche modifica, qualche miglioria, potremmo arrivare secondo me a 8.000-8.500 e a quel punto la moto potrebbe essere interessante. Ovviamente non deve superare questa cifra, cioè se il pacchetto è motore della MT-07 e zero elettronica, comunque con la forcella, sei rovesciati, eccetera, eccetera, secondo me la cifra non deve superare gli 8.000-8.500, perché sennò a quel punto, se vai a 9.000, ti scontri con la Honda CBR650R. E a quel punto, qualcuno potrebbe anche dire: vabbè, spendo un po' di più e prendo l'Aprilia RS660, che comunque come cavalli arriva a 95 oppure a 100 cavalli. Quindi, secondo me, se la moto arriva come io me l'immagino, motore MT-07, mi aspetterei un prezzo di 8.000-8.500. 8.500 forse già un po' troppo. 8.000 secondo me sarebbe un ottimo prezzo. E a 8.000 un pacchetto così confezionato, questa R7, secondo me potrebbe avere veramente un ottimo, ottimo successo. Un bel design, una bella estetica, comunque una moto della Yamaha.
una moto con uno stile che piace molto ai giovani, sicuramente una moto che sarà anche depotenziabile per patenti A2, un prezzo contenuto, secondo me Yamaha potrebbe veramente fare tantissimo, tantissime vendite, soprattutto mi immagino io nei mercati quelli orientali, ma anche per esempio in Italia, anche in Europa, secondo me potrebbe essere una moto molto interessante. È tutto un discorso prezzo, ovviamente, se poi arriva l'R7, però il motore ha più potenza, comunque sia caratteristiche interessanti come ciclistica, a livello per esempio dell'Aprilia, ovviamente poi il prezzo sarà anche più alto, sarà da valutare. Però ecco, io mi aspetterei un prezzo di 8.000-8.500 se arriva una moto col motore uguale a quello dell'MT-07. Da questo video è tutto, non ci sono altre informazioni, ci rivediamo poi martedì pomeriggio, vediamo un po' cosa Yamaha presenta. Ecco, da questo video dicevo è tutto. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, Alinea Backer Ufficiale, noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!